Quello grosso si sta tenendo la testa con le mani dicendo aia, male faccia. L'altro finisce di acchiappare il suo fucile raffazzonato dicendo stupido umano, ho fatto male mio amico. Non è così sveglio, quindi mi avanzerà verso entrambi. E in realtà apre il fuoco su entrambi voi due perché ha una doppietta. Quindi per entrambi riflessi CD 12 più il suo modificatore di destrezza CD 11. Direi Dimmi che sono che passato. sei passato. Ottimo. Gianni un po' meno. Gianni ne sa un po' meno. Lui ne fa, ah è vero, potevo tirarli qui, lui ne fa un di 8, lui fa due danni per Gianni, un danno per Jack. Sono danni balistici. Sono danni balistici. La sua doppietta è un pezzo di grondaia montato sul manico di una scopa, ma un Ok, danno io mi ritrovo balistico. tutta la mia acconciatura sfasciata e gli urlo: ehi, hai idea di quanto costi quel lucido da scarpe? L'avevo appena messo. Tocca a Gianni. Vada. Allora, mi ci avvicino e provo a colpirlo allo stomaco con la mia motosega. Allora, io uso attacco poderoso, avrei un tiro a colpire di 9, quindi 7. Ok, preso. Lo posso considerare colpito, giusto? Sì. E gli faccio 17 danni. E 2 Sa. dadi da 6 più 10. Danni balistici, 17, 16, 15, 14 danni per lui. Questa cosa avrebbe Aia. tagliato in due un lampione. Il super mutante sembra vagamente infastidito da aver subito danni. Il tuo colpo comunque gli ha passato ben oltre l'armatura e di questo ne sei cosciente. La sua armatura è fatta dal coperchio di una vecchia caldaia e due copertoni a mo' di spallacci. Tocca a Max. Ho tutti i mutanti, non gli basta prendersi gioco di quello che è un essere umano, anche i fucili devono rovinare. Faccio lo stesso di prima su altro bastardo che ha osato infangare il buon nome dei fucili con quella doppietta del cazzo. Vada. E rollo 18. Vabbè, dannalo. Ci piace. 10 danni e ti tiro il D4 per la durata del frastornamento. 4 round anche per lui. Quattro, bene. Un pungible, ci piace. Dilettanti. Tocca al donno, Allora, quindi. ovviamente se sparo non posso però fare la prova di furtività, vero? Puoi fare una prova di furtività almeno 20 dopo aver sparato, se vuoi fare il colpo del cecchino, ma adesso lui è colto alla Tanti. sprovvista nei tuoi confronti. Sì, no, no, ma lo faccio. Allora, intanto gli spariamo, così ci togliamo dalle. Tanto sto entro 9 metri, no? Giusto, non spreco niente. Ok. Ma comunque c'ho più 9, più Non 1, fare. 10 entro 9 metri, e in corpo a corpo, quindi c'ho almeno 4. Il tiro Quindi. preciso non ce l'hai. Ce l'avessi, non avrei dovuto calcolarlo. E tecnicamente lui adesso ha classe armatura 8, 9, 10, 11, 12 perché ha il più 4 di copertura dato da Gianni. Scusa, lui non è di taglia grande? Sì, e Gianni è abbastanza grosso da coprire metà della sua sagoma, quindi lui è in copertura. Ok, quindi Io arriverà peso solo classe massima. 70 kg. Anto, non posso fare altrimenti, quindi gli sparo lo stesso. Aia. Io No, niente. Tocca a Jack. Io esaltatissimo perché vedo che qua tutti sparano, tutti fanno tutti cose. Allora mi sposto leggermente di fianco a lui. E Così sei in mischia però. sono qua. Non ci piace di più allora. E Così sei in cortissimo raggio. gli urlo: muori, bastardo, pezzo di merda! E comincio a sparare. Che personaggino a modo. 17. Onestissimo. Per colpire si colpisce. Colpito. Allora tiriamo il danno. Bello. Bello. Hai Ci piace. colpito proprio la sua armatura. Ti farà piacere sapere che la sua armatura regge. Ritiriamo per colpire. Lui ha classe armatura 8, quindi l'hai preso perché non ha copertura dove stai sparando te. Un tiro per colpire basso vuol dire un tiro per i danni alto. Sì.
Ecco. Questa è la plasma. Sì. Il plasma spara solamente due e due riprende. Ma non è ancora giù. Ah, e comunque, Max, dimmi. Per un dado da 4 round in caso di critico. Ma tu non hai fatto critico prima. Allora devo averlo copiato male. Perché io l'ho copiato come di 4 round la durata del. Io ho davanti il regolamento. No, ma in caso di critico devo andare da 4 round, se no dura un round come effetto secondario. Allora l'avevo copiato male io. Prendilo però dal regolamento quello dell'HAC, non quello di Pathfinder di 20. Adesso ci do un'occhiata di nuovo. Aspetta, allora, che magari. Perché alcune cose sono cambiate. Comunque, questo tanto sto turno è ancora scordito. L'altro smette di tenersi la testa, acchiappa il suo segnale di stop usato come arma a una mano e io, urlando super mutanti sono il futuro, ce la fa a da lui a te ci sono 85 piedi. Non mi sembra di averne così tanti a terra perché sono piedi di gnomi. Ah, no, lui muove i 12 metri, quindi 12 24 36 48. Tu sei in copertura perché sei là sopra, e quindi hai il più 4 alla classe armatura, ma lui picchia una sprangata e diciamo che ammacca lo sgabbiotto su cui sei arrampicato, ma sembra parecchio alterato. Mi immagino, lo sarei anch'io al suo posto. Il suo fratello lì sta ancora cercando di capire quale treno lo ha investito. Tocca a Gianni. Ok, tiro un altro colpo di motosega a quello che ho davanti. Preso 4, 10, 20 danni. Dopodiché urlo al mio compagno a destra: va tutto bene lì, Pablo? Con una mano lo decapita, mentre con l'altra chiede se Pablo è a posto. Mi vedi, cioè, se ti giri, mi vedi in faccia esaltatissimo proprio. Coperto di sangue di supermutante. Tocca a Max che. Diciamo nella peggiore delle ipotesi. Io sono in corpo a corpo praticamente con questo super mutante. Sì, anche se in realtà tu sei in posizione sopraelevata, ma faccio esattamente la stessa manovra che ho fatto prima, che mi sono trovato bene. Quindi più 5, più 4, più 4, più 4, più 2, meno 6, più, perché sono decisamente finto. Sì, tecnicamente sei a un metro e mezzo. Mi sa che l'hai preso qui. Beh, tecnicamente però lui adesso ha 12, perché anche lui è in copertura rispetto a te. Io però complessivamente ho tirato un 20. Scusa se ho messo la copertura in questo incontro. lo danni pure. Aia. 3 danni. Balistici? Balistici, purtroppo. No, essendo stato colpito solo alla testa non subisce danni. Non ci sono organi vitali dentro, no. In fondo. I supermontanti, se gli stacchi la testa, diventano più intelligenti. Ma tocca al Don. Vediamo se lui è cosciente di te, perché tu ti stavi nascondendo di 2. Sì. Lui è molto distratto, quindi ha almeno 8. Di base lui è super mutante bruto, ha percezione 2, quindi in questo caso ha meno 6. Forse ce la faccio. Forse. Ma fa 14 di dado, quindi sa no. Che sei lì. E niente, allora, visto che sa che sono lì, che lo sappia, vada a quel paese e io gli spero lo stesso. Sparaci, non sei in fuga. Però sei entro 9 metri, non mi sembra entro 9 metri. Qua ti dovresti mettere. Ok, ok. No, niente, allora lo colpisco e basta, quindi ho il più 9. Da basta. Dove sei a lì è un saltare CD 10. E alla fine ce la fai a fare un movimento e attacco. Puoi saltare giù come movimento e poi gli spari. Vabbè, proviamoci. Saltare CD 10, se no finisci. Dai, salto. 14. Ok, è riuscito. E quindi mi muovo qua, giusto? Era la distanza? Questo è il minimo. Vabbè, in realtà sì, saresti in quella casella lì, perché nell'angolo là. Ok. Bellissimo. Allora, per colpire colpisco, anche col meno 4, la mischia. Tecnicamente non sono e in quindi mischia, devo dire Max tecnicamente ha fatto il passino indietro, quindi è lì. E questi sono i miei danni.
Due danni, no, non basta. Non ci faccio nulla. Ma non conta anche come furtivo, abbiamo detto? No, lui non è colto alla sprovvista e non è ingaggiato in mischia. No, due danni gli rimbalzano contro il grosso barile che ha adattato come armatura e tocca al mutante che è frustrato che non può picchiare Nando come gli piacerebbe, però tu gli hai sparato alla schiena e lui dice: umano, umano, me vuole giocare umano. Io risparmio la, diciamo, la presa da carrettiere. Ed è in carica. Mica grazie, che devo fare io? Posso farci nulla? Lui fa 2. Io ho 15 classe armatura. Lui ha 8 più 2 è 10, 12, 13 per la carica. Mucho gusto, signor. Fortuna! Una volta tanto. Il suo cartello stradale picchia per terra spaccando l'asfalto, ma al di là che avrai bisogno di un nuovo paio di pantaloni, niente di fatto. Ma chi è che tocca? Tocca Jack. Allora qua vado vicino al mio amico ladro. Hai fatto tutto il calcolo della distanza per poi piantargli due pistole nel naso, capisco. Perché c'è sempre soddisfazione a sparargli a bruciapelo. Comunque mi avvicino. Comunque piano con le offese, non sono un ladro. Il termine corretto è appropriatore in debito. No, è furiere, è diverso la cosa. L'ho trovato su un manuale delle operazioni delle forze speciali. Io sono il furiere. Sì, va bene, tutto quello che sei, insomma. Dobbiamo ammazzare questo mutato figlio di buona donna. E mi metto a sparargli. Perché? Preso. Donny Lurid è anche una persona di cultura, anche se voi non lo tenete in una giusta considerazione. 10, 10, 9, 8, 7 danni balistici. Me complimento io, ma tanto proprio. Un altro tiro per colpire. Che diciamo che è colpito. Danni. Onesto 4, che piglia 2 danni. Piglia 2 danni. Pianino, pianino. Ah, pianino, pianino andrà giù, ma tanto adesso è il turno di Gianni. Ok, io vado in carica, dovrei andare fino a qua, giusto? Sì. Carichi poi picchi di lato come i veri pro. Ok, io carico con la mia motosega urlandogli: ehi, Andre the Giant, il main event è da questa parte. No, qua proprio, proprio c'è, cioè, citazioni di un certo livello culturale comunque. Perfetto. E il main event a quanto pare lo spettacolo dei pagliacci. Arriva facendo il giocoliere col fucile e la motosega che clamorosamente gli cadono davanti. E dopo questa grande prestazione di Gianni è il momento di Max. Ok, io uso la mia azione di movimento non più per prendere la mira ma per cambiare arma e tento l'ennesimo colpo mirato alla testa perché mi sento fortunato stasera. Beh, direi che diciamo che ci sei. Ok, e allora urlando: sembri un po' giù, bello, fatti un pieno di energia. Io sparo 2 di 10 danni da energia. Con cosa gli hai sparato? Col fucile al plasma. Sei qua proprio gente ricchissima. Io sto facendo il barbone con le pistolettine. 10 danni da plasma più... Scusa, più 4 perché è un nemico prescelto. Me l'ero dimenticato prima. Lui dal plasma para 2 e quindi 12 danni. 23 danni totali. Sì. E quasi a 2/3 di vita. Ma cosa? Sti cosi non vanno What? Giù. What? Quale parte di alto 3 metri non era chiara? Io mi ricordavo più fragili. Quale parte di usa un segnale stradale come arma una mano non era chiara? Beh, se tocca... usava il guardrail era più... o la spada faraurti era peggio. Tocca a Don. Io faccio allora fiancheggio. Mi muovo in acrobazia per fiancheggiare e nel frattempo ovviamente estraggo il coltello onde evitare di essere ammazzato. Dovrebbe essere comunque frastornato. Sì, vabbè, però non mi fido lo stesso. Questo è giusto, mai fidarsi, maledetti mutanti. Fidarsi bene, non fidarsi è meglio. Allora io in acrobazia ho solamente 12, ok. 19 per come superare 12? Il suo BMC. E ce la fai abbondantemente. Ok, perfetto. Allora, arma accurata, destrezza e fiancheggio. Quindi abbiamo più 4, più 7, più 2, 9.
Vabbè. No. No. Cioè, no. No. Ma non devi fare come Gianni. Io non ho parole. E beh, subisci dei danni al carisma, credo. Ma... perché mi vergogno di me stesso. Chiudiamo qui questo turno e non parliamone mai più. Tocca al mutante che dice: ho di nuovo mal di testa. E poi tocca a Gianni. Te lo faccio passare io con un po' di piombo. E spariamo. E usarmi, usarmi energia. Io, se non fossi così arrabbiato per aver mancato un colpo così facile, me lo farei notare. Puntiglioso lei. Basta, fatto un tiro di merda. E vedo che prosegue bene con la cosa. Che la salvatura è comunque 8. Non so se ce la fai. Perciò l'ho colpito. No. Bonus di attacco base hai? Bonus di attacco base ho 5. Destrezza? 5. Ok, dai, più 10, 12 ce la fai. 5. I balistici. 2 gliene passano. Ecco, questo è un colpo critico. Bello, bello ragazzo, bello. Il moltiplicatore di critico della pistola al plasma è? 4 mi sembra, sì, 4. Almeno perché il fucile è 4. Buongiorno principessa. 4. Sì, 4. No, non ti senti molto potente a dirlo. Per 4. Per 4. Che devo fare? Devi tirare 4 volte il dado dei danni. 32. Ha fatto 2-10. Porca puttana. Per come mi sono immaginato io la scena, lui ha preso la pistola automatica, gli ha sparato in un piede, il mutante si è abbassato per guardare, gli ha infilato il plasma nel naso e ha sparato. Emiliano dice tutto, gringo. Sì, esatto. Beh, ora salviamo la parte di cosa succede a uno che si prende un critico di plasma a bruciapelo. Ma diciamo che no, gli stivali del super mutante resteranno lì come testimonianza del fatto che è esistito. E apparentemente avete finito i super mutanti da criptare. Beh, sicuramente non avrà più il mal di testa. Certo. Bel combo. Io ricarico la pistola, classico gesto di faccio roteare le pistole e le rinfodero. Adesso che la situazione si è calmata, potete vedere i resti del pranzo dei mutanti. Guarda, no, Don non ci tiene proprio a controllare i resti del pranzo. Cioè. Loro hanno anche un carrello della spesa con dentro varie cianfrusaglie di varia natura. C'è qualcosa di interessante? Do un'occhiata. Percezione. Sì. Perception ce l'ho. Io invece darei un'occhiata alla macchina che tu hai detto che brava. Ah, che era in condizioni decenti. Basta che non ci sia col cumulo di carne dentro, sennò gli vomito in macchina, non è il massimo. No, il cumulo... Bello. Max indaga tra le cianfrusaglie e trova una trappola per topi, credo. Con orgoglio ve la faccio vedere anche. Quello che potete trovare sui corpi dei mutanti, ve lo linko direttamente su Discord. Mentre mi fa vedere la trappola, io dico, mi sembra un po' piccola per cacciare i ratti talpa. È lì qui, è del vecchio mondo questa. Cosa? La trappola per topi. Ah. Nel caso comunque, sì. Vabbè, la spranga del super mutante non credo vi interessi, la doppietta, quella che faceva schifo a Max, il super mutante grosso si portava dietro anche una pistola raffazzonata, 30 pallottole da 10 mm, 30 pallettoni. La 10 mm si rintascherebbe Don. Ma fatemi finire un attimo. La macchina invece, vabbè, quando ti avvicini alla macchina non è una prova di cercare, ci sono i resti di un paio di persone. Uno aveva anche lui un'armatura
un'armatura costruita di cianfrusaglia alla maniera dei predoni, e un altro sembra che indossasse delle specie di pantaloni a vita molto alta di gomma, come quelli usati dai pescatori. Non resta abbastanza da identificare i due corpi, ma sulle armature entrambi hanno un fregio, la testa stilizzata di un insetto che avete già visto nelle vostre precedenti avventure. Io posso fare un tiro di conoscenze per ricordarmi chi sono sti tizi? Puoi fare un tiro di conoscenze locali per ricordarti chi sono sti tizi, e nel portaoggetti della macchina trovate una bottiglia del famoso erbaluce di Caluso, che è un alcolico prebellico. Sappiamo che effetto faceva l'alcol, Master. Nel caso specifico, più 4 al carisma per 4 minuti. Tutti gli alcolici danno bonus all'abilità sociale. Va bene, io questo me lo prendo io, questo liquore, e me lo infilo nello zaino. Per ispezionare il veicolo, per vedere se funziona. Ingegneria o pilotare automobili? Sei sicuro che a te quell'alcol può servire? Ingegneria, penso che su carisma non c'è nessuno di noi, quindi alla fine mi sento offeso, mi sento estremamente offeso, Gianni. Ti sembro io una persona che non sa avere una relazione sociale con gli altri? Allora. Io sono anche l'onesto quando parlo con gli altri, perché non sono mai brutale. Io ti guardo e dico, va bene, hai ragione, tieni, fatti un goccetto. Non adesso stiamo lavorando. È proprio perché stiamo lavorando che ne abbiamo bisogno. Metto via l'alcol. La macchina potrebbe andare, intanto sullo sfondo i due che si contendono la bottiglia era bellissimo. La macchina non va, principalmente perché sembra che il motore sia stato scassato, però anche la macchina sembra essere stata riparata recentemente con cianfrusaglie, e anche la macchina ostenta l'iconografia della testa da insetto, soltanto che il davanti, poi il blocco motore, sembra scassato, come se avesse impattato con qualcosa che aveva la forma di un supermutante. Senti, ma io con 19 conoscenze locali capisco chi sono, cioè sì, l'iconografia di questi gruppi. Hai sentito parlare degli insetti? Erano una tribù di predoni molto grossa che dominava tutto il territorio della Serra fino a una ventina di anni fa. Poi sono stati scacciati dall'arrivo di una nuova banda, su cui però sai molto poco. La tribù si è frantumata quando c'è stata la grande migrazione dei Ghoul dalle rovine di Torino. Loro se la sono beccata in faccia. Adesso ne rimangono molto pochi, molto scarsi, ma continuano a essere una delle tribù più orgogliose e aggressive, perché si rifanno ancora molto spesso al loro passato mistico. Sì, loro raccontano di quando anni fa erano la tribù più potente e temuta della zona. La loro tradizione, loro sono molto tradizionalisti, normalmente combattono in grosse bande di gente non troppo ben equipaggiata. La loro caratteristica principale è che sanno come lavorare la chitina dei vari insetti giganti per utilizzarla come armatura, e molte delle loro armature hanno parti di chitina. Sono anche gli inventori dei guanti da combattimento ricavati dalle chele dei Mirelurk, come quello che il vostro ranger si porta dietro. Solo il meglio.